Ed eccoci qua nella mia dispensa. Vi ho fatto vedere cosa c'era nel mio frigo. Ed è durato tantissimo quel video, quindi non so come farà a tagliare perché comunque. Vabbè, ci ho messo decisamente troppo, insomma. E qui abbiamo mais per popcorn. Ebbene sì, questo sarà il mio peccato di gola, il mio sfizio principale. Mi piacciono molto i popcorn. E ultimamente non ci sto più mettendo il sale perché. Cioè, per mettersi il sale, poi bisognerebbe metterci anche il burro, qualcosa per fare in modo che si appiccichi. Quindi ci metto in una padella un po' di succo d'agave e un po' di malto d'orzo, malto di riso. Li faccio sciogliere, faccio una specie di caramello e poi li faccio caramellati così. Che è un po' meglio, insomma, di metterci lo zucchero o di metterci il caramello. Poi qua ci sono dei fiocchi d'avena. Qui ci sono del miglio, qui c'è del miglio soffiato. Poi questo è un mix di legumi che prendo e camut che prendo a Natura Sì, praticamente è molto mi viene a dire convenient food, nel senso che quando torno a casa stanca la sera e non c'ho voglia di mettermi a preparare niente, metto questo in una padella, lo scaldo ed è delizioso. Non avete idea. Questi sono dei spring roll wrappers che praticamente servono per fare gli involtini di riso. Sì, gli involtini di primavera, ecco. E hanno praticamente 32 calorie l'una e sono fantastiche. Praticamente si inumidiscono un po', ci mettete dentro tutte le vostre verdure salate, chiudete, li mettete un po' in forno e viene una squisitezza leggera e sana. Poi qua ho tutte le robe in scatola. Io non dovrei mangiare cose in scatola perché sono leggermente allergica al nickel, però è tanto comoda questa roba. Quindi sono funghi trifolati, ceci, con cui farò assolutamente dei burger di ceci. Questi sono crauti. Io vado matta per il cavolfiore, i cavoli, le verze, tutte queste. Crucifere, per grande gioia della mia prof che mi segue in tesi, che è specializzata in queste cose, forse mi ha convinto lei. La macedonia di verdure che prendo all'Eurospin ed è una cosa fantastica, c'ha un sacco di verdurine buone ed è proprio molto buono questo coso qui. E non ha zuccheri, porcherie varie, semplicemente in acqua e sale. Sono semplicemente verdure in acqua e sale. Ancora ceci e questo è chili con carne e ovviamente questo non è mio, è sempre per Luigi che lo adora, adora questa cosa. Praticamente il giorno che l'ho visto più felice e più appagato della mia vita, avevo fatto una sorta di kebab con questo chili e poi avevo cotto tutte le cipolle, i peperoni al forno, eccetera, eccetera, e avevamo fatto questa kebabata. A lui avevo fatto il chili con carne e io mi ero fatta i falafel, che per chi non lo sapesse sono praticamente polpettine completamente vegetali e questo è il mix pronto per farle. E dunque non mi ricordo a base di che cosa sono esattamente. E vabbè, niente, insomma, falafel. Sicuramente tutti i vegetariani, tutti i vegani li conosceranno. Questi sono fagioli neri che ha coltivato mio nonno in Sardegna e me li ha portati facendomi un grande dono. Questi sono ancora crauti, roba da non credere. Questo è il riso 5 continenti, quindi c'è il riso rosso, riso nero, riso thai, riso indiano, basmati. Tutto insieme, mixato insieme, ed è una cosa favolosa. Poi vabbè, farina di farro. Questa è un'altra farina che si era rotta la busta, adesso non mi ricordo cos'era. Farina di quinoa, farina di miglio, che è una delle mie preferite. Non state vedendo più niente. Oddio, dicevo, farina di miglio, farina di quinoa, lì ci sono. Fagioli di soia gialla, qui c'è l'avena decorticata, qui c'è il miglio decorticato che si cuociono praticamente come se fosse pasta, insomma, si mettono nell'acqua, si fanno bollire, eccetera, eccetera. Poi
Qui c'è della crusca d'avena. E qui in fondo ci sono. Cosa sono questi? Ah, dei fiocchi di quinoa. Quinoa soufflé. Quasi quasi ci metto insieme il miglio soffiato, faccio un mix unico. E qua ci sono i germogli che ho comprato per germogliare, ma sono pigra. Una volta ho provato a germogliare, mi sono usciti, però sono più buoni quelli in scatola. Quindi ho praticamente il girasole, il lino, il trifoglio. Ho fatto germogliare il trifoglio. Il lino non sono riuscita perché per far germogliare i semi di lino sarebbe meglio avere una germogliatrice, perché è molto difficile far germogliare i semi di lino perché sono oleosi e ammuffiscono molto molto facilmente. Poi, che altro vi devo far vedere? Ah, c'è la farina di semi di lino e la farina di ceci là in fondo, che sono cose molto importanti, insomma, fra il semolino e fra i ceci, ci aggiungo un po' d'acqua e ci faccio delle focaccine meravigliose. Poi qui nel ripiano di sopra c'è tutta la pasta che hanno lasciato i miei nonni, perché questa era casa loro, e sono vive vegeti, per carità, non è che se ne sono andati al creatore, sono semplicemente in Sardegna, beati loro. E ci sono ancora gli instant noodles che vi avevo fatto vedere quando avevo fatto l'haul della spesa che avevo fatto al supermercato Panorama, che vi avevo detto che mi ero pentita di averli comprati, infatti sono ancora qua e staranno ancora lì, insomma, non so neanche perché me li sono portati in questa casa, non li voglio più vedere. E sì, insomma, questo è ciò che c'è nella mia dispensa principale. Adesso vi faccio vedere delle altre cose che ho dislocata nella casa, anzi, senza tagliare perché tanto è inutile. Andiamo a vedere qua cosa abbiamo. Abbiamo i semi di chia, che sono una new entry a casa mia. E i semi di chia sono delle cose fantastiche, hanno delle proprietà nutrizionali fantastiche, sono ricchi in omega 3, in fibre, in proteine, in antiossidanti, vitamine e minerali. E hanno anche un ottimo contenuto di ferro. Questi sono vegani, eccetera, eccetera. Sono contenuti in sacchetti monoporzione e si aggiungono ai frullati e si possono lasciare tipo nel latte di soia. E se li lasciate tipo in una matrice acquosa, gelificano e vi fanno diventare il tutto praticamente un budino. Quindi è una cosa fantastica. Si può fare una cosa molto carina mettendo la sera a macerare i fiocchi d'avena nel latte di soia. Ci mettete magari una banana, fette o della frutta secca o dell'altra frutta e lasciate macerare una notte e il giorno dopo vi trovate questa cosa cremosa, budinosa, meravigliosa. Farina. Poi, panne vegetali all'avena e alla crema di riso. Ma è a fuoco? Io spero che sia a fuoco, insomma, quasi a fuoco. Qui c'è la mia scorta di semi di lino. Questo è sale rosa dell'Himalaya. Poi questa è gomma xantano che mi serve per fare tipo le verdure saltate. Metto un po' di gomma xantano e il tutto acquista una bella consistenza cremosa. Serve appunto per addensare. Poi qui dietro c'è il lievito alimentare in fiocchi che è praticamente il sostituto del parmigiano sulla pasta ed è delizioso, lo adoro. Questo è gomasio. Questo è gomasio, che praticamente no, non è gomasio, è gomasio e lievito alimentare ancora, è Liego praticamente, si trova da natura sì. Questo è il germe di grano, si trova sempre da natura sì. Poi dietro c'è l'olio biologico dei miei nonni che lo fanno in Sardegna. Questo è un verso che non capisco. E qui abbiamo il Fry Light, che praticamente è uno spray che si usa al posto dell'olio, al posto del burro per fare le cose in padella senza farle attaccare. E praticamente uno spruzzo dovrebbe avere una caloria, esatto,
praticamente spruzzate una volta, è una caloria. E anche questo avevo preso in fiera insieme ai prodotti da Wilder Farm, ma anche di questo sono pentita perché non lo uso mai. Preferisco usare l'olio d'oliva dei miei nonni, che è assolutamente un'alternativa molto, ma molto più sana. Questo è l'acidulato di umeboshi e praticamente è un aceto, tipo un aceto a base di prugne umeboshi. E le prugne umeboshi sono una componente della cucina macrobiotica, hanno delle ottime proprietà nutrizionali e insomma fanno bene. Non vi so dire assolutamente esattamente a cosa perché non ho approfondito molto, ma l'ho voluto assaggiare. Non costava tantissimo. Scusate, sono un po' raffreddata, la voce se ne sta andando. Ed è delizioso nell'insalata, nelle verdure saltate. Ha un sapore simile all'aceto, un po' più dolce, un po' più particolare. E infine vi faccio vedere questo piccolo repartino che ho qui, in cui ho messo tutte le mie spezie. Quasi tutte le mie spezie, ne ho anche altre. Quindi c'è la maggiorana, il timo, la menta, l'alloro, il prezzemolo, i chiodi di garofano, adoro i chiodi di garofano, il pepe di Cayenne, fa benissimo per il metabolismo, l'anice, l'erba cipollina e la paprika dolce. Amo la paprika dolce. E qui ho tutta la mia frutta secca, quindi mandorle, uva sultanina, altre mandorle, questi sono lupini sottovuoto, adoro i lupini sottovuoto e sì, insomma, nell'alimentazione vegetariana i lupini sono un'ottima fonte di proteine, noci in abbondanza, poi in questo sacchetto ho le noci di macadamia. Ho messo un sacchetto a parte perché sono preziose, sono costosissime. Lo sigma macadamia e questi sono gli anacardi tostati ma non salati, deliziosi e un rischio perché quando comincio a mangiarli non finisco mai più. Poi qui abbiamo le albicocche essiccate e le prugne essiccate e i datteri. E questi non so se sono freschi o essiccati. Penso che siano essiccati, però non hanno zuccheri aggiunti, non hanno additivi, non hanno conservanti, quindi ci piacciono molto. Fantastici frullati, fantastici mangiati come snack, fantastici in qualsiasi modo, adoro i datteri. Poi qui abbiamo un backup di spezie, nel caso manchi qualcosa. Questa è la cannella in stick. Io non vi ho fatto vedere la cannella, però io campo di cannella, metto la cannella ovunque, quindi la chiodo di garofano, la noce moscata, il basilico e via. Se siete sopravvissute fino a qui, vi faccio vedere l'ultimo scompartimento, che è quello dei dolcificanti, in cui ho lo sciroppo, il malto d'orzo, che ho consumato in abbondanza, e lo sciroppo di riso, che però non ho ancora aperto perché prima vorrei finire il malto d'orzo, però lo vorrei assaggiare, quindi probabilmente a breve lo aprirò. Il succo d'agave che ho consumato in quantità industriale, soprattutto ultimamente l'ho usato tantissimo. Poi qua c'ho una tisana a caso, Mister Marzapane, e vabbè, lievito naturale secco che compro dal Natura Si, il cacao amaro in polvere senza zucchero. Ottimo nei frullati, nei pancakes, eccetera, eccetera. E queste sono due tisane che compro al Natura Si, che ogni tanto veramente mi servono. E sono la tisana Bioritmo e la tisana laxativa. Questa tisana, diciamo che funziona. Se voi avete problemi in questo senso, vi assicuro che questa tisana ve li risolve. Non vi dico come, ma ve lo potete immaginare. Poi caffè, dunque,
sono per caffè, ho due caffè, due tipi di caffè, sono biologici ed ecosolidali e consumo il caffè solo una volta a settimana, il sabato di solito. Settimana se proprio proprio mi sento proprio crollare, devo fare un allenamento intenso, cose del genere, mi faccio una bella tazza di caffè biologico ecosolidale che mi piace di più, non so perché. E infine vi faccio vedere uno dei miei tè preferiti, delizioso. Il vanilla caramel è una cosa meravigliosa da perderci la testa. E infine vi faccio vedere la mia dorata stevia della Truvia, che utilizzo in questo formato perché è molto pratico ed è come lo zucchero normale, insomma. E la uso soprattutto quando prendo il caffè, perché per me la Truvia col caffè ci sta veramente benissimo. Non, molti dicono che si sente un retrogusto, io non ce lo sento assolutamente. Per me metterci lo zucchero, metterci di Truvia è la stessa cosa. Si vede che non ho un palato raffinato. Io ho anche le bustine che mi posso portare dietro all'occorrenza, nel caso qualcuno mi offra un caffè e io non riesco a dire di no. Ah, poi in questa scatolina ho tutti i miei. Oddio, questo video sta venendo lunghissimo anche lui. Chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere. In questa scatolina ho tutte le mie tisane biologiche. Questa l'ho presa al Veg Fest, è la tisana antiossidante. Questa è la Dolci Melodie, ha un tè verde. Questa banana cocco l'ho presa più che altro per la frutta essiccata che mi mangio al suo interno. E queste sono le tisane che avevo preso dalla Teiera, il sito internet di cui avevo fatto la TV. Sì, la TV. La review, sto impazzendo. E ormai queste sono finite. Ah! Guardate che carine le mie scodelle per l'insalata. Le ho prese all'IKEA. Costa un occhio della testa, ma sono bellissime, sono completamente in bambù e sono fantastiche, veramente. Cioè, mangiare un'insalatona qui dentro ti fa sentire proprio, anche se non lo sei, il raw vegan perfetto. Ah, qui qua c'ho del pane che compro all'Eurospin. Ed è veramente delizioso. È praticamente un pane di segale con pasta acida di segale e spezie. Ed è veramente meraviglioso. Sono delle pagnotte. Ci si possono fare dei bellissimi panini. Dai, basta, veramente. Vi sto stremando. E tra l'altro devo anche andare all'università, quindi meglio che mi dia una mossa perché devo mettere a posto tutto. Quindi vi lascio con una visuale della mia cucina piccina picciò, ma adattissima alle mie esigenze. Non vi ho fatto vedere il freezer perché non ci ho messo niente dentro il freezer per adesso, ci sono ancora le cosacce dei miei nonni. E niente, se siete riusciti ad arrivare fino a qui vuol dire che veramente siete molto molto affezionati, quindi vi ringrazio tantissimo. Un bacione, ciao.